Ciao carissimo Giorgio. Allora, ciao. Oggi abbiamo davvero da dire. La notizia che è già in rete si parla, vorrei che mi parlassi della presunta tomba di San Pietro trovata a Gerusalemme addirittura nel 53. Questa tomba. Sì. Però in Vaticano, nelle fosse, cioè nelle tombe dei papi, si fanno credere che lì c'è la tomba di San Pietro. Quindi bisogna capire se San Pietro è a Gerusalemme o è a Roma, oppure non c'è nessuna parte. Cioè, voglio dire, bisogna un po' risolvere il mistero. Poi c'è un'altra cosa. Un nostro. Ma scusa, secondo te questo San Pietro è l'arabe fenice? Per me sì. E forse l'arabe fenice? Può essere, sì, perché no? Capito. No, oppure forse la primula rossa. Pure, anche perché si chiamava il nome in ebraico, come si chiama? John, diciamo, un nome di un ribelle ebraico, addirittura, del tempo della guerra ebraica. Adesso non mi ricordo il nome. Poi in più un nostro ascoltatore, mi sembra Alessandro, si chiamava Alessandro, mi pare, Pivetti, una cosa del genere. Io direi che, Lumi, che... Dice, ma la strage Marzabotto è di Stazzema, di Sant'Anna di Stazzema in Friuli, sì, di Lucca. Sant'Anna di Stazzema in Friuli, sì, di Lucca, esatto. E ci chiede dei lumi, qualche cosa. No, dice che dice, da quanto ho letto io, accusa il fascismo delle strade di Marzabotto. Cosa che non è vero. Non esiste. No, vabbè, non è vero, non c'entra niente. Infatti, non c'entra niente. Accusa il fascismo della strage di Marzabotto. I fascisti italiani non hanno fatto, voluto e partecipare. Il tema non è questo, perché questo nostro. Sì, ho capito, lui accusa, Contestatore contesta al fascismo la strage di Marzabotto. Invece parliamo no. Di Marzabotto e di Sant'Anna. Io dico di no. Ma non dire no, scusa, non è quello il discorso. Scorso, scusa. Non, ho capito, capire, ma voglio dire... No, la risposta gliela do io. Non ci dobbiamo nascondere dietro un dito. Non si ma assolutamente dire. No! E allora, va bene. Allora, le cose vanno... dal punto di vista storico, le cose vanno affrontate nell'ambito della metodologia scientifica. Esattamente. Per cui il confronto lo devi fare sistematicamente col pari. Sì. Allora tu non puoi accusare il fascismo della strage di Marzabotto. No. Perché io ti dico che a parità di condizioni, no, la liberal democrazia di stragi ne ha fatte molto di più. Non parliamo più. Perché le stragi della liberal democrazia sono incominciate con le stragi dell'esportazione della rivoluzione francese negli altri popoli. Sì. Compreso Napoleone. Sì, sì, ma io infatti... Anche se noi stiamo favorevoli alla linea politica napoleonica, no, al momento no, è che queste cose. Ho capito ciò che vuoi dire, ma. Le stragi della liberal democrazia sono partite con la conquista imperiale da parte dell'Inghilterra. Quindi parliamo delle stragi che l'Inghilterra ha condotto nel mondo. No, sappiamo. Dal 1700 in poi. Dal 1600 puoi dire. Beh, 1700, siamo 1600 ancora, no, a livello di pirateria. Dire, ascolta, ancora a livello di pirateria. Ma secondo me qui il problema non è quello, cioè ho capito di tu, ma qui il problema è questo. Siccome che tu sai benissimo, tu che hai riseguito passo per passo le famosissime, importantissime inchieste, ricerche e scritte di Giorgio Pisanò, specialmente. Ma non libro... è questa, scusami un minuto, Ubaldo, non è questa il discorso, non è pertinente. Io voglio contestare a questo contestatore la non pertinenza del discorso. Allora tu devi dire, alcune persone che all'epoca erano comandate da tedeschi, ma non erano tedeschi perché erano russi, ed erano russi che erano già stati educati in un clima e una mentalità di carattere bolscevico, sì, hanno attuato delle stragi efferate, sì, no? Sì. In conseguenza di specifiche provocazioni fatte appositamente perché questi facessero le strade. Esattamente! La stessa cosa vale per via Rasella e le forze ardiatine, è lo stesso metodo. Ma non dobbiamo, ecco, ma questo è un discorso che noi non
dobbiamo fare da questo punto di vista, perché siccome il nostro contestatore accusa il fascismo di quelle stragi, sì, dobbiamo in contemporanea rispondere che il fascismo di stragi ne ha fatte molto di meno della liberal democrazia. Ma molto, ma infinitamente quale, molto meno, ma questo sappiamo. Oh, non solo le ha fatte in tutto il mondo, ma soprattutto le ha fatte anche in Italia, perché quando si parla di queste stragi efferate non si parla mai contemporaneamente dei bombardamenti anglo-americani di carattere, sì, puramente terroristico. Sì, 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 e siccome, certo, io me ne sono beccati 3 o 4, e siccome io mi sono anche beccato, e ti assicuro, anzi ti voglio raccontare, vedo che piacciono questi aneddoti, dunque a un certo punto, qui a casa mia, qui a Roma Nord, fui svegliato nel cuore di notte da una serie di raffiche di mitra. Oh. Oh. Mi sveglio di soprassalto e mi ricordo quando fui mitragliato, ero a Milano Marittima, all'inizio, a metà del 45, ero a fine aprile 45, fui mitragliato, ancora lo vedo. Io veramente consiglio qualcuno per capire cosa significa essere mitragliati. Significa di me farsi mitragliare da un aereo, da un caccia che con un rumore pazzesco ti arriva addosso così, perché allora loro davano la caccia ai bambini, davano la caccia alle persone, no, lo sai, no? Facevano i bombardamenti terroristici, bombardarono la giostra di Grosseto. Fecero crollare la scuola di Gorla, tanto per fare dei nomi. Lo sappiamo, no, ma ascolta. Era intenzionale. Sì, lo so benissimo. Erano bombardamenti e mitragliamenti terroristici. Esattamente, ma io voglio dire una cosa. Vorrei suggerire a questo, diciamo così, contestatore, no? Ma non solo a lui. No, ma non corre. No, aspetta, no. Aspetta, no. Dobbiamo chiarire bene la situazione, perché sennò qua va a finire che poi uno dice, ma no. Allora, il signore in questione vorrei che si andasse a leggere, ma non solo lui, non solo tutti quelli che hanno dei dubbi su questo fatto. Ma non c'è bisogno. No, c'è bisogno, come? Altro che c'è bisogno. No, per capire, capito? Il libro di Pisanò, sangue chiama sangue. Basta quello, punto e stop. Va bene, quando tu hai appurato, sì, che ci sono state specifiche provocazioni fatte apposta, sì, non mi dimostri le ragioni di quella crudeltà. Certo. Allora, siccome durante le guerre ci sono delle crudeltà, uno non può essere talmente lobotomizzato. Sì. Cioè, gli hanno tagliato parti essenziali del cervello da non capire che è stato manipolato. Certamente. È chiaro, no? Ho capito bene. Allora, ti voglio ricordare questa cosa perché è importantissima. Mi svegliai, sì, così, proprio di soprassalto, e mi vidi lì, nascosto, buttato per terra a 150-200 metri dalla spiaggia. Ricordo benissimo anche qual era la località, la spiaggia di Milano Marittima, e svegliandomi in quel momento ebbi appunto questa impressione. Bene, cosa era successo? Era successo una cosa, che ci fu una sparatoria, perché a circa 300-400 metri da casa mia, 500 metri da casa mia, era nascosto un grandissimo bandito, niente un po' di meno che Vallanzasca. Andiamo bene. Non lo sapeva nessuno. Beh, d'altronde in un'altra direzione, ma sempre a circa 150 metri, no, 300 metri da casa mia, tenevano carcerato Moro, Aldo Moro, per cui sai, uno là, uno qua, insomma, capito? Quindi sono posti abbastanza tranquilli questi qua. Come no? Quasi. Allora, no, il bello è che sui giornali scrissero che Vallanzasca si era arreso senza colpo ferire. Però. Questa è la cosa più bella. Ah, sì? Capito? Mentre invece c'è stata una sparatoria che non te dico. È segreto, perché Vallanzasca non è lui sarebbe senza colpo ferire. Sì, beh, capito bene. Immagino che Vallanzasca era ultra amato dalle donne, grande
Guardate, veramente una specie di Robin Hood, una specie di, sì, di sì, passatore, capito? Anche abbastanza crudele. Ma insomma, capito? E perciò amatissimo dalle femmine, no? Perché la femmina vuole sempre un tipo di uomo. È affascinata da quel tipo di uomo. Ecco. Allora, questa è una cosa. Poi, ricordiamolo, solo di nuovo, bombardamenti a tappeto, massacri fatti dagli anglo-americani di cittadini italiani in nero. Soprattutto in Sicilia, comandati esplicitamente da quel signore che è stato Patton, le cose si sanno molto chiaramente. Sì, allora. È inutile. Non parliamo poi del bolscevismo, perché tu vuoi mettere in funzione la critica al fascismo parlando, come dicevo, di massacri efferati fatti da popolazioni russe, poi lì potrei raccontare un'altra volta chi erano questi e perché a un certo punto si rese necessario che la Guardia Nazionale Repubblicana prendesse posizione contro questi. Ho conosciuto uno che si trovò in questo contrasto, li andarono a cercare perché questi se l'erano squagliata e stavano sulle montagne assieme ai partigiani. Questo per quanto riguarda la questione. Poi in più volevo aggiungere che pochissimi sanno cosa è successo ai fascisti di Marzabotto, perché passato il fronte, non i fascisti in divisa o i fascisti noti, cioè no, brigate nere, roba di no, cioè pure i civili, no? Si erano ritirati tutti. Civili noti nell'ambiente lì che per fascisti li hanno uccisi tutti. Col maglio in testa, botte di maglio in testa. Questo non lo sa nessuno, va bene? Ecco, dopo averli incatenati e torturati. Questo è quanto, però, come dicevo, si tratta di informazioni molto chiare, ampiamente documentate, e su questo io non direi più niente, perché dobbiamo affermare il principio fondamentale del metodo. Allora, se il metodo è scientifico, devo paragonare un avvenimento a avvenimenti similari, se no non vale, va bene? Certo, certo. Non vale assolutamente. Allora, siccome queste sono manifestazioni di lobotomizzazione del cervello, esattamente, l'occasione per raccomandare ai nostri amici un recentissimo libro di una scrittrice molto intelligente, molto dinamica, che è una scrittrice di nostro riferimento, che si chiama Antonella Randazzo. È stato scritto di recente, intitolato Homo Grex, ed è stato pubblicato dall'editore Epasvo, per poterlo vedere, lo vedete tranquillamente su internet, Antonella Randazzo, Homo Grex, che spiega le ragioni perché l'uomo, la razza umana, si comporta sistematicamente come un gregge di pecore, che accetta tutto passivamente. È un libro che noi dobbiamo leggere perché va ben oltre alle interpretazioni psicologiche del controllo sociale, no? Perché è qualcosa che attinge di più alla natura umana. Ripeto, Antonella Randazzo, Homo Grex, edizioni Espavo. Va bene? Espavo. Benissimo, il nostro amici, vale anche per me, gli darò un'occhiata. Perfetto, esattamente, grazie. Esattamente, Antonella Randazzo. Va bene? Sì. E poi tu volevi parlare di quell'altra questione, che è ugualmente importante a mio avviso, perché è una questione sostanziale che riguarda appunto il lavaggio del cervello. Certo. Come hai detto tu, no? Sì, sì, sì. E allora, qual è il problema? Il problema è che trovano le ossa di San Pietro dappertutto, no? No, prima trovavano i chiodi della croce di Gesù. Poi trovavo i pezzi di legno e così Gesù. No, i chiodi, no, i chiodi. Oh, i chiodi, i crociati, per dimostrare
che erano andati in Terra Santa e non c'erano andati per niente, perché poi il bello è questo. Mm-hmm. La vera ragione delle crociate, che sono state manifestazioni di aggressione francese, perché sono stati francesi soprattutto, mm-hmm, che sono andati in Medio Oriente, sì, sì, per conto del Papa, per sì, conto del Papa, erano francesi. Sì. 90% francesi della Francia del Nord e 10% inglesi, italiani pochissimi. Mm-hmm. Non c'era nessuna ragione che gli italiani andassero a devastare l'impero d'Oriente, perché il vero nemico del Papa era l'imperatore d'Oriente. Infatti. Allora come oggi. Sì. E loro, con la scusa di andare a recuperare il sepolcro, il santo sepolcro, in realtà andavano a devastare le aree di pertinenza dell'impero d'Oriente. Chiariamocele bene queste cose. Per poter dimostrare però che erano passati dalla Palestina, che cosa potevano portare? Hanno portato i chiodi, no? Per cui chiodi se trovo dappertutto. Il prepuzio di Cristo. Come prepuzio? Fino a poco tempo fa ci sono, credo che ci siano ancora, conservate in brillantissime, bellissime, ricchissime teche, sì, il prepuzio di Cristo. No, dai! Sì. Vabbè. Oggetto di culto, vallo a chiedere, prepuzio di culto. Ho capito, sono una trentina, quarantina di chiese, oggetto di culto da parte di donne che volevano avere figli e non li avevano. Costoro, invece di rivolgersi al grande Io Priapo, andavano a sbaciucchiare il santo prepuzio. Questi sono i fatti, che cazzo è? No, adesso mi attiri le ire delle suore che ci vedono, per quello ci seguono, sono sette conventi. Andassero a baciare il santo mancano ancora i frati, chi l'aspetto qui, i preti, i vescovi, i cardinali. Andassero a baciare il santo prepuzio. Allora c'era guarda che personaggio. Ci saranno dei nostri amici che si incazzeranno oggi, lo dico subito. Andassero a informarsi, no? Lo so, ma voglio far capire. C'era un personaggio. No, c'era un personaggio, no? Che è un personaggio mitico, un personaggio mitico dei nostri tempi universitari, no? Goliardici, no? Che lo chiamavamo Tricazzus Monoparlans. Capita queste cose. No, capita, sì, lo so, ma no, ma dico io. Cioè, no, ma dico, questo qui del prepuzio, ti giuro, l'ho mai sentita. È la prima volta che lo sento, mai saputo io. Sì. Una trentina, una quarantina di santi prepuzi. Ma dove? In quale cattedrale si trovano? In giro per l'Italia. Sì, vabbè, basta così. No, giuro, questa non l'ho mai saputo. No, no. Io voglio dire, sorella. Oggetto di devozione. No, sorella. Oggetto di devozione. Voglio di donne che attendevano un figlio maschio. Ascolta, voglio rivolgere quelle suore che ci hanno visto. No, sorella, lui, sai, Giorgio ha fatto così. È uno che comunque è informato. Eventualmente anche voi io fate verifiche, verificate. Non vorrei che. No, perché io delle suore ho già ricevuto un rimprovero che poi dicono che io ti provoco troppo e faccio allusioni un po', capito? Io dico, no, suora, cioè io poi ho scritto una di queste qua che non ha risposto, anzi a tre gli ho scritto, ma ho detto, no, guarda, però loro mi hanno dato il monello, che sono un. Tu fai la bella faccina, però se il monello, il signor Giorgio, sei una persona, non devi provocarla perché lui comunque ha un bell'aspetto, è simpatico, qua di là. Insomma, e dice che poi è colpa mia se io poi ti capisci. Invece io no, non è che. A te ti vengono, insomma, le cose naturalmente, non c'è bisogno che io ti provo, io le conosco. Allora, no, guarda, che fino a una ventina di anni fa, in uno splendido e antichissimo paesino a 30 chilometri da Roma, dove quando c'era un amico molto molto colto, molto preparato, che viveva lì da
Coretta proprio, che si chiamava e continua fortunatamente a chiamarsi ancora Paolo Darpini, presidente del Circolo Vegetariano di Calcutta. Sì, pronto? No, ho sbagliato, sono io, ho sbagliato il numero. Non sono io, grazie. Parla, scusa, parla. Allora, a Calcutta, paesino rimasto ancora così com'era nel Medioevo, è bellissimo, veramente bello, vale la pena sempre di andarci. Adesso non c'è più l'amico che si è trasferito, ma all'epoca si organizzavano molti convegni. Questo è si chiama Calcutta, hai detto? Calcutta, sì. E a che fare con Prepucci, questo qua? Lì c'era una chiesa dove era esposto il santo Prepucci. Sembra allora, che il caso fino non a vent'anni fa caso. Non si sa che fine ha fatto. No, aspetta, fino a vent'anni fa circa, poi è stato portato via, probabilmente da una suora oppure da un convento di monache, non sai. Può essere, l'ha portato no, prima essere, c'era. Ma perché le suore hanno il potere di portare via le libri. Però una cosa. Sì, volevo aggiungere ancora una cosa, quindi loro che si dovevano pagare anche il viaggio, perché quelli che andavano là andavano per devastare quelle zone ricchissime, no? La Siria soprattutto. Sì. Vedi, la geopolitica, la conoscenza della geopolitica è costante. E allora, lì i francesi hanno rotto sempre i coglioni, là. E anche adesso quello stronzo di Sarkozy è andato a rompere i coglioni di nuovo da qua e continua a rompere di nuovo. Non Sarkozy, Hollande adesso. Sì, perché no, Hollande sempre come erede di Sarkozy. Sì, ma rompono sempre le anche perché Hollande obbedisce agli stessi padroni di Sarkozy, qua tra l'altro. Quindi Hollande come è un pupazzo in mano allo signori. È naturale. Allora, tra tutte queste cose, queste cianfrusaglie che loro portavano, se portavano, in mancanza d'altro, un bel momento è capitato tra le mani un lenzuolo. Sì, esatto. Il sacro lenzuolo. Sì, lo so, quello che tu hai analizzato anche. Che tu hai anche analizzato, hai scoperto un terzo braccio. Bravissimo. Lo so. L'altro che nessuno l'ha fatto notare, scusa. Il terzo braccio. Ma questo è stato... Nessuno l'ha fatto notare, però c'è. Esattamente. Allora, quello che me l'ha fatto vedere è stato un grandissimo medico. Ho capito. Era il dottor Alessiani. Ah, lo conosco, lo sento parlare. Aldo Alessiani. Esatto. Il quale è stato anche la persona che ha capito che Mussolini è stato assassinato in un certo modo, vedendo il cadavere appeso per i piedi. Sì. Tant'è vero che quando io mandai fotocopia di un articolo che Alessiani aveva fatto è stato pubblicato sul Giornale d'Italia, sì, e Pisanò stava ancora cercando gli ultimi minuti di vita di Mussolini, sì, io gli mandai una lettera con la fotocopia di quell'articolo e lui disse, mi pare in un'intervista o in un articolo, ma finalmente ho capito tutto, e infatti era vero, e capito. Ma Aldo Alessiani ha scritto anche un libro sulla morte di Mussolini. No. Ho fatto una perizia, non no, lo so. No, assolutamente. Come, ha fatto una perizia? Sì, su questa cosa qui è stato utilizzato come testimone per dire, per i suoi studi, proprio su questa questione qui. Esattamente. È stato portato, cioè tutto quello che poi proprio sulla base di questo andò a Maurizio Costanzo Socia, è andato 3-4 volte. Mm-hmm. Proprio per illustrare come lui era arrivato a quella deduzione. Ora, Alessiani, uomo geniale, aduso a guardare le lastre, no? Sì. Si accorse subito che c'era una seconda posizione del braccio. Cacchio. Racconta. Allora, sì, è una cosa molto semplice.
Sicuramente quella è stata una fotografia ante litteram di un cadavere che è stato esposto con magari delle sostanze che hanno avuto la funzione delle sostanze chimiche con cui si facevano una volta le fotografie, adesso non si fanno più, e queste sostanze alla luce del sole, no, hanno creato questa impressione su questo lenzuolo. Cosa è successo? È successo che siccome per avere un'impressione di quel tipo il personaggio deve essere stato tenuto al sole per almeno una diecina di giorni, è chiaro che a un certo punto il personaggio, un braccio, invece di stare così con le due mani messe una sopra l'altra sullo stomaco, un braccio è caduto e prima che i fotografi se ne accorgessero ha impresso quella parte sul tessuto, no? Sì, 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 ho capito. E questo solo una persona geniale, intelligentissima come era lui, no? Poteva capirlo. È riuscita a vederlo. Certo, certo, a vederlo anche, quindi vederlo, evidenziarlo, quello, certo. Esattamente, lui me lo fece vedere subito, ma non solo, ecco, quella è un'altra cosa più importante. Alessiani, analizzando i punti in cui erano i fori nel corpo di Mussolini, capì perfettamente che Mussolini è morto lottando, sì, perché la sequenza dei colpi era chiaramente, ed era sulla sua sinistra, era come se uno con una pistola in mano lo volesse uccidere. Sì, sì. Per cui Mussolini deve essersi, siccome Mussolini, ma questo è una cosa che si sapeva, che lui aveva lottato, siccome era una persona, ancorché in là con l'età, e anche provato probabilmente dall'ulcera che aveva, eccetera, aveva ancora molta energia, quando quello che doveva ucciderlo è entrato con la pistola, lui si è buttato e ha probabilmente preso le due mani, come si vede sempre nei film, ha preso i due polsi. Poi sono caduti a terra, l'assassino sopra a Mussolini, e si vede chiaramente tutta una sfilza di buchi. Andrea, sono a casa, ti chiamo io dopo, sono impegnato, un attimo. Chiamo io, Sergio. Dimmi Andrea, scusa, dimmi. Tutti questi colpi si sono avvicinati fino al collo e alla testa, e l'ultimo è arrivato alla testa. Per cui quello che vogliono far credere che lui sia stato ucciso con una raffica di mitra non è possibile, perché i colpi non sono a rosa come si vede benissimo nel cadavere di Claretta. I colpi sono tutti su un lato e sul lato sinistro. Non potrebbe essere altro che un individuo che ha continuato a sparare la pistola mentre la controparte lo teneva fermo e quindi con la forza l'alzava finché è arrivato al cervello. Scusami, qui ti devo confermare a favore sempre della tesi, non della tesi, della dimostrazione, dico della dimostrazione, perché questa non è una tesi, è una dimostrazione del dottor Aldo Lesiani Bonanima. Uomo intelligentissimo. Ecco, il parroco di Giulio di Mezzegra, il paese sul lago di Como in cui è avvenuto l'assassinio di Mussolini, Don Luigi Barindelli, sì, o Barindello o Benindelli, siamo così, sì. Ebbene, lui ha fatto le scoperte importantissime, lui senza saper nulla di Alessiani, che corrisponde allo stesso, sì, lo stesso modo di cui ha detto, appunto, ha detto, documentato il Bonanima del dottor Aldo Alessiani. Non solo, sul muro dove era fatta la fredda bucilazione davanti a Villa Belmonte, no? Lì a Giulio di Mezzegra, che è a, sì, 200 metri dal lago, salendo, sì, su verso sinistra, venendo, sì, restando in spada al lago, il parroco cosa ha scoperto? Ha scoperto una raffica di mitra sparata all'altezza di 30 centimetri da terra. Sì, sì. Allora dice, ma come fanno a sparare, a dire che erano in piedi se spara 30 centimetri? Perché? Perché erano già morti. Hai capito perché? Non solo, perché, ma sì, sì. Non ma, solo, vabbè, il parroco ha anche saputo che c'era un fotografo di Milano che voleva andare a fare le fotografie
il giorno dopo, attenzione, il giorno dopo la sede di Mussolini, un fotografo di Milano che voleva fare un reportage storico, voleva andare a fare fotografie nella camera in cui ha dormito per l'ultima notte Mussolini dalla famiglia De Maria. Allora che è successo? È successo che al fotografo non gli hanno permesso di entrare, l'hanno fatto entrare. Scusa un secondo che. Prego. Scusa un secondo che devo dire una cosa. Prego, ti aspetto. Intanto no. Racconto la faccenda. Vai avanti. Ma niente, sto dicendo. Il fotografo, che è amico del parroco, ha detto che il giorno dopo che Mussolini fu assassinato, il giorno dopo che fu assassinato, lui voleva andare a fare le fotografie nella camera in cui della famiglia De Maria, in cui fu ospitato Mussolini con la creta petacci l'ultima notte. E non l'hanno fatto entrare nessuno, l'hanno fatto entrare 4 giorni dopo. E lui cosa ha constatato? Che avevano ripitturato la camera per eliminare le tracce di sangue. Lui questo l'ha detto, e non solo, addirittura la persona che ha fatto le pulizie anni e anni dopo ha detto questo, ha detto no, noi siamo andati a pulire, ce le sangue per terra, no? Anche se, quindi voglio dire, e non solo, questo fatto, io ho registrato un DVD di una trasmissione che fece l'Espazione TV, la TV locale di Como, dedicata a questo fatto, l'ha fatto pochi anni fa, e in cui ha partecipato anche il giornalista, grande giornalista, vuol dire anche storico, molto bravo, sto parlando di Luciano Garibaldi, perché lo conosce, no? Cioè Garibaldi ha scritto un bellissimo libro su Carlo Alberto Vigini, e ha fatto anche altri libri anche sui partigiani monarchici, che erano quelli che non erano comunisti, e altri studi storici, diciamo, di notevole spessore, tra cui Garibaldi ha collaborato anche con Pisanò per accertare la veridicità storica sulla dinamica della morte di Mussolini, e che anche lui è arrivato alla stessa conclusione con Pisanò, e non solo, e anche lui ha intervistato la signora Dorina Mazzola, che nel 96 confermò per filo e per segno tutto quello che aveva poi analizzato già allora il dottor Aldo Lessiani. Quindi su questo punto dubbi non ci possono essere, cioè Mussolini è stato ucciso, ma qual è il problema? Qual è il problema? Nonostante che si sa come Mussolini è stato ucciso, attenzione, questo sistema non solo ha paura di dire perché Mussolini è stato ucciso, ma addirittura ha paura di dire come è stato ucciso. Il che significa, che qui insomma la cosa marcia. Cioè, in sostanza, se loro dovessero dire, cioè meglio confermare ufficialmente che Mussolini è stato ucciso veramente come ha detto e dimostrato Pisanò, Garibaldi e altri, e soprattutto il dottor Alessiani, significa che il sistema a questo punto deve confermare anche altre bugie che ha detto, cioè deve avvalorare altre realtà storiche, ma è chiaro, cosa che il sistema non farà mai, perché sarebbe costretto a smontare il suo castello di menzogne. Ecco perché c'è resistenza sul caso Mussolini, e non solo sul caso Mussolini. Allora, sì, noi vogliamo dimostrare un'altra cosa, però. Se è possibile falsificare le cose e tenerle nascoste, anche cose recentissime, immagina tu un po' che cosa si può fare di falso, di artefatto, di precostituito, precostruito in relazione a avvenimenti come quella, ad esempio, delle ossa di San Pietro, di cui non si sa nemmeno se questo San Pietro sia esistito o meno. Con questo io direi che vale la pena di concludere. Certo. La cosa importante è ricordare che esiste un bellissimo film intitolato Bones, che poi dobbiamo vedere, da questa Bones, da dire, si trova su internet, e che parte da una storia e fa vedere tutta una serie di retroscena molto drammatici, che parte da una storia su cui sarebbero state trovate le ossa di Gesù. Per il resto lo lasciamo vedere ai nostri amici. Benissimo, allora ricordiamoci sempre che questa battaglia per la tomba delle ossa di San Pietro è una battaglia che ha come retroscena due punti essenziali. Il primo, la Chiesa romana ha interesse a dire che ci sono le ossa di San Pietro per affermare la sua diretta discendenza da Gesù, laddove appunto il Papa è l'erede di Gesù, per il tramite di tale Pietro, al quale Gesù avrebbe dato
la mansione di capo della chiesa. Sì, sì, sì. Nel contempo però c'è un interesse da parte dei sionisti di portare la centralità del mondo in una visione sionistica geopolitica di carattere globalista, quindi di globalizzazione sionistica, all'interno della Gerusalemme che loro vogliono far diventare capitale del mondo. Infatti. Questi sono i punti essenziali. Il resto è pura chiacchiera. Infatti, allora, io concludo qui, anche a costo essere noioso, rilancio l'appello, che vorrei che dei frati, preti, suore, vescovi, cardinali possano intervenire qui in questo dibattito anche per altre cose, sì, che non riguardano la storia della Chiesa, ma anche l'attualità. E sperando che qualcuno lo faccia, quindi chi ci ascolta vorrei che avvisasse il parroco del suo paese, il fratacchione del convento di turno e anche altre suore, che ne so, che qualcuno venga qui a dire le cose, a comportarsi con me e con te, che vuole vedere un buon confronto fra te, magari fra te e il cardinale di Napoli, che ci parla di San Gennaro. Capito? Questo per sempre una cosa stupenda. Nuova valutazione economica del tesoro di San Gennaro. Esattamente, sembra una cosa molto interessante questa. Una rivalutazione. Sì, ma lo so. E quindi, l'oro vale molto di più adesso. E infatti, rivalutazione e conseguenze che poi dovrebbero esserci. Quindi, in nome della nostra memoria, del sacro romano impero, di nostra madre Roma antica e del Dio Priapo, io ti saluto a te e chi ci ascolta. E niente, è la prossima puntata, perché non finisce qui, come sempre, mai può finire qui. E affidatevi tutti ai sacri prepuzi. Esattamente, anche quello sì, perché è importante che lui si affida, perché visto che a cosa serve, visto che ha prodotto dei miracoli di fecondità, sai, tantissimi, e visto che ci sono tanti aborti, quindi speriamo che chi vada al Sacro Prepuzio non faccia più l'aborto, cioè che un bambino deve nascere, che nasca, che gli si dia la vita. Esattamente. E non che... Oppure che si può fare liofilizzato. Da prendere, sì. Anche sì. E sembra una cosa molto bella. Quindi io con questo ti saluto, come sempre sei stato esaustivo, esauriente, i nostri amici so che apprezzeranno. Pace e bene. Anche chi forse ce l'avrà con noi apprezzerà, vedrai che poi, perché allora qui ci critica, poi si chiudono nel loro intimo, capisci, fanno così, fanno. Io non ho prova di questo. Ti saluto e a presto. Ciao. Vi saluto, stammi bene. Sì, anche te.